Parole e musica. Le interviste di intoscana.it. 8 album e oltre 20 anni di carriera fanno dei Bachi da Pietra una delle band più longeve del panorama musicale indipendente italiano. Dal 2004 fino ad oggi, dal primo disco Tornare nella Terra all'ultimo appena uscito Accetta e Continua, la band è il simbolo della coerenza e della resistenza musicale nei confronti di un mondo sempre più pervaso dall'ingiustizia, dalla violenza e dall'ignoranza. Ecco la nostra intervista al cantante Giovanni Succi. Io so che vivete in 3 luoghi diversi a migliaia di chilometri di distanza, quindi mi chiedo quanto è difficile fare un disco così, insomma, in queste condizioni, come fate? Ecco. La formazione è rodata e ci permette questo di lavorare separatamente e poi unirci per dei periodi molto intensi in cui riusciamo appunto a portarla a casa. Ok, senti, questa cosa te la devo chiedere perché in un'intervista ho letto che c'è questa leggenda sul vostro primo album che è stato registrato nella cantina di una chiesa. Volevo chiederti se mi puoi raccontare com'è andata. Allora, molto semplicemente c'era un amico, un artista della zona di Nizza Monferrato che dipingeva. E non avendo spazi per fare una mostra, chiede al parroco di fare una mostra di quadri nella cantina della chiesa. A quel punto se n'era era un po' diventato, lo so, il direttore artistico di questo luogo di eventi clandestini sotto una chiesa. E quindi ci chiese: ma perché non fate un concerto? Il luogo era veramente molto molto suggestivo, con tutto un... non c'era un pavimento per terra, era tutta sabbia, in alcuni punti ghiaia. E noi avevamo provato il concerto, fu il nostro primo concerto, il primo concerto dei Bachi da Pietra. Uh-huh. E la formazione era appena nata, io e Bruno ci conoscevamo da poco, suonavamo insieme da poco, e quel concerto, quel suono fu così magico che prima di tutto decidemmo che il gruppo, la formazione doveva avere un futuro. E poi decidemmo di registrare il primo album con quel suono, esattamente quel suono, che è quello che ritrovate su Tornare nella Terra, disco che esce nel 2005, ma i fatti di cui stiamo parlando risalgono al 2004, quindi sono proprio 20 anni, ahimè, 20 anni. Pietra. Senti, ho letto sempre in un'intervista che Accetta e Continua è un disco sulla ciclicità del tempo, ma è una cosa necessariamente negativa secondo te, la ciclicità del tempo, questo eterno ritorno di abitudini, di cose che tornano? A parte quel che concerne i conti correnti, io ho smesso di pensare le cose in termini di negativo e positivo, cioè nel senso, le cose accadono e chi lo sa se è un bene o un male, boh, è così, fatto sta che è così. La ciclicità della storia umana la si riscontra nella storia, nei fatti, nelle cose che accadono. Cioè, non fosse il primo anno che parliamo, che ne so, di guerra, cioè, veramente è imbarazzante anche soltanto immaginare che l'umanità un bel giorno diventi qualcosa di perfetto, iperuranio, e tutti andiamo d'accordo e scoppia la pace sul pianeta Terra. Non so, vedete voi, non è mai successo in 40.000 anni, vediamo se succede quest'anno, ecco. Ok, senti, il disco si apre con un pezzo bellissimo che è forse il mio preferito del disco, che è Meno Male, molto ironico come sempre sono i vostri pezzi, un po' da una parte caustici però comunque sempre ironici, che mi ha ricordato tantissimo L'Odio di Kassovitz, quando appunto il protagonista dice fin qui tutto bene, no? Si cade da un grattacielo, ogni piano diciamo fin qui tutto bene, cioè Meno Male è un po' così, cioè ridiamo su quello che c'è, che vediamo, però almeno siamo vivi mentre lo vediamo, diciamo. Una fotografia dell'Italia del 2023, quel pezzo è nato nel 2023 ed è una fotografia di quel momento, e la cosa
se vuoi, tragicomica, sta nel fatto che la fotografia dell'Italia praticamente dal dopoguerra a oggi più o meno, cioè, non è cambiata, secondo te? No, sì, è cambiata, ma è cambiata in qualche modo radicalizzando i propri difetti, cioè cronicizzando le proprie criticità, come la vogliamo mettere. Cioè, il testo di Meno Male contiene alcuni dati che noi lo vogliamo o no accettare, cioè ci dipingono proprio per quello che siamo, e l'italianità è così, non è che, e ripeto, come prima, ce la vogliamo raccontare ogni anno, no? In modo diverso, poi andiamo a vedere quello che succede, succedono sempre le stesse cose, e sempre nello stesso modo. Senti, voi avete sempre raccontato la realtà appunto senza filtri, diciamo così, una realtà in cui purtroppo lo vediamo tutti i giorni, resistono, comunque ci sono ingiustizie, razzismo, violenze, ma la musica può essere una delle pochi modi di fare resistenza a tutto questo. In modo efficace, questo io non lo so, può esserlo nel momento in cui è, questo sì, però parli con uno che non ha il pubblico di Bob Dylan e dei Rolling Stone, cioè parli con uno che ha un pubblico di insetti dentro una cava, cioè, quindi non è che possiamo predicare ai convertiti e dire che siamo più bravi degli altri. Quindi non lo so se le cose che fai servono, però forse l'importante è farle, ecco, questo sì. Cioè, nel senso, dovessi crepare senza averle fatte mi dispiacerebbe. Invece le faccio e in qualche modo mi sento più sereno. Lo so che non serve a niente, non serve assolutamente a niente. Ma no, dai, non è vero. Non sì, è così. Non serve assolutamente a niente. Però si fa. Sono proprio quei bei sacrifici inutili di cui è costellata la vita, l'esistenza umana, e è bello farli sapendo che non servono a niente. Senti, prima hai detto non abbiamo il pubblico di Bob Dylan, e quindi ti faccio una domanda collegandomi a questa frase. Io sono cresciuta negli anni 90, ascoltavo dei gruppi che io non sapevo neanche che faccia avevano, tipo i Pavement, i Fugazi, gli Skedoo. Io non li ho mai visti in faccia, se non tanti anni dopo. E invece oggi si va ai concerti evento per farsi il selfie, si comprano i biglietti un anno prima. Cioè, io piano piano mi sto scollando da tutte queste dinamiche, perché ormai sono arrivata al punto che le rifiuto. Però mi chiedo, ma andremo avanti così, cioè con questi mega eventi e poi con i concerti nei clubettini piccolini, cioè non lo so, come la vedi te? Osservando quello che accade, tornando al discorso iniziale, e vedo che alla gente, quindi non ai marziani o ai poteri forti, alla gente piace di più spendere un sacco di soldi per vedere un artista molto molto famoso, alto 3 centimetri a 500 metri di distanza, piuttosto che partecipare all'evento fisico in presenza di un pubblico più ristretto, vedere le persone, la realtà, il sudore per quello che è, e pagare, mettite, 15 euro quando esageriamo. Quindi preferiscono un'esperienza di un certo tipo, ripeto, essere in mezzo a 500.000 persone a 500 metri a vedere alto 5 centimetri l'artista, pagando 500 euro. Fammi esagerare, uso il 5, così non mi sbaglio. Che diversamente, questo è quello che credevo. Poi devo dirti la verità, le ultime date del tour dei Bachi ci lasciano sperare un minimo, per quanto possiamo sperare noi, non è che ci facciamo dei voli pindarici, però il fatto di vedere così tanta gente ai nostri concerti ci ha riempiti di gioia, e il fatto di vedere che il pubblico addirittura si è ricambiato, c'erano dei ventenni che cantavano i testi delle canzoni come se fossero facili,
e questo mi ha veramente colpito. Quindi non mi va di fare il catastroficone, e mi va anzi di aggiungere, rispetto alla domanda precedente, quando dicevi noi portiamo la realtà senza filtri. In realtà la realtà senza filtri non esiste, perché chiunque veda o descriva la realtà è un filtro e noi siamo filtri. Per cui quella che vedi detta da noi è la realtà vissuta da noi, vista da noi. In parole mie, io sono un filtro e sono anche un filtro molto sporco, cioè non mi importa la realtà esattamente. Ok, ti faccio un'ultimissima domanda e so che sei un amante, un esperto di Dante Alighieri. Ora, perdonami il paragone, però alla fin fine lui nella Divina Commedia faceva un po' quello che fate voi, no? Che vedeva, osservava quello che aveva intorno e lo criticava anche spesso in modo molto ironico. Quindi non lo so, cosa farebbe forse oggi Dante? Sarebbe il Succi nei Bachi da Pietra, probabilmente. Intanto, no, non posso dire di essere un esperto di Dante, perché Dante è una di quelle cose che quando le avvicini veramente nella vita ti rendi conto che non riusciresti, neanche se ne avessi un'altra di vita, ad arrivare alla fine. Veramente non ce la si fa. Non ce la si fa perché non basta il tempo, non che non ce la si fa perché. E poi, rimettendo un attimo la cronologia delle cose al loro posto, Dante è stato esattamente il primo ad arrogarsi il diritto barra dovere di guardarsi intorno e descrivere la realtà per quel che gli appariva. Ora, lui l'ha messa in un mondo oltremondano, cioè ha usato l'oltremondano per parlare del mondo, Certo, ma è sì. l'unica cosa che poteva fare di Esatto, mondo. sì. E quindi lui l'ha fatta per primo, cioè lui è il primo signor nessuno che sputa in faccia a un papa. E noi lo tramandiamo come se fosse un chierichetto, un catechista. Ecco, questo forse andrebbe meditato un attimo. Per chi ne avesse voglia mi può seguire sul mio Patreon, oppure venire a vedere i concerti che si chiamano L'arte del selfie nel Medioevo, dove racconto di queste vicende in questi termini. Hai ascoltato Parole e Musica. Continua a seguirci su intoscana.it.